4, facciamo subito intervenire su questo tema che resta caldissimo, insomma, questi stipendi buongiorno. Dei politici, buongiorno Ciocca, che sono sempre troppo alti rispetto alla fame, quella vera, quella sempre più pressante dei cittadini. Ma sugli stipendi della politica c'è una grande occasione, no? Renzi si è insediato e ha deciso di prendere la guida del paese, io dico in modo clandestino, in quanto non è stato eletto. Commissione alla Camera. Da non eletto decide di guidare appunto questo paese sul grande tema della riforma elettorale, no? Una riforma elettorale che ogni tanto si mette sul tavolo, ogni tanto si mette sotto il tavolo, ogni tanto si perdono le tracce. Ma una riforma elettorale dove i cittadini chiedono una cosa semplice: riduzione del costo della politica, riduzione del numero dei parlamentari, velocità di risposte e la possibilità di eleggere, quindi delle preferenze dei parlamentari. Queste cose purtroppo tutte e quattro nella legge elettorale che forse verrà avanti, non so dove si è rifermata e ripersa, non ci stanno, cioè non ci sta un forte segnale di riduzione dei costi della politica. Fa bene Rosati quando dice le regioni devono dare il buon esempio, però ecco, lo stesso governo io ritengo che debba dare il buon esempio, cioè la riduzione del costo della politica deve partire da Roma, deve partire anche da costi folli di ministeri che oggi non ci possiamo assolutamente più permettere, quindi sono segnali che ci aspettiamo. È logico che la riforma costituzionale che ha in mente Renzi non la possiamo accettare, cioè qual è la riforma che ha in mente? Lascio le regioni in termini di dimensioni, in termini di costi, ma tolgo le competenze alle regioni e le porto a Roma. Cioè tenere un'istituzione regionale per fare arredamento con i costi che ha è un grandissimo errore. Allora o ha il coraggio di toglierle, e quindi lo faccia, e accentri tutto a Roma, o se lascia degli enti territoriali come le regioni deve metterle in condizioni di poter utilizzare le intelligenze che secondo me ce ne stanno fortunatamente molte, e io ho la fortuna anche di lavorare gomito a gomito in commissione con il collega Rosati, e quindi la nostra commissione è una commissione che ha dimostrato in un anno di avere intelligenza da mettere per cercare di affrontare i problemi dei cittadini, quindi o lascia lavorare con le intelligenze che fortunatamente i consiglieri regionali, almeno in Lombardia posso affermarlo al di là dei colori politici, hanno, oppure chiuda le regioni. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Simona. Buongiorno, buongiorno. Sono Dino del Mbiati. Ciao Dino. Ciao Angelo. Senti, ciao Dino. Io avrei tre domandine veloci da chiederti. Allora, ieri viaggiando per Milano mi sono fermato ad Appoli, davanti alla stazione Nord. Per noi portatori di handicap non c'è un posteggio. L'unico che ho trovato è riservato perché è numerato. Gravissimo, stazione Affari, mi hai detto? Sì, davanti alla stazione Nord, è tutto recitato ancora, io non so perché. Arrivando a Milano, sono sceso in piazza Duomo con mia moglie e mia figlia, io Milano non la riconosco più. Sembra di essere andare in un paese arabo, più che altro. A parte l'insistenza che hanno tutti i venditori, a parte tutti che vanno sui monumenti, non monumenti e tutto il resto. Non si riesce più a viaggiare, le cose. Ma perché non ci ridate più le nostre città e facciamo un po' di tagli e poterli mandare via qualcuno di quella gente qua? E poi un'altra cosa, continuano a fare tagli su tagli, ma l'unico taglio che dovrebbero fare non lo fanno mai. Tagliare un po' le tasse per gli imprenditori, gli artigiani e tutto il resto, sarebbe una lotta verso l'evasore fiscale, perché se le tasse sono eque, regolari, le pagheremmo tutti, io non lo so il perché non lo fanno, e poi ridateci le nostre città proprio, per favore. Ti saluto, buona giornata. Ti saluto Dino, adesso noi abbiamo una pausa pubblicitaria, per cui andiamo a vedere qualche consiglio per gli acquisti, dopo torniamo a parlare ancora della tematica dell'immigrazione, quindi ci mandiamone via un po', è possibile o meno, cercheremo di ragionare insieme a voi appunto al rientro della pausa pubblicitaria, a parlare appunto di questo allarme del Viminale, vi ricordo